4 milioni di euro per 4 fondamentali interventi finalizzati a rinnovare il sistema acquedottistico della città di Scandicci. Lavori importanti come quelli in via Mozza a Badia Settimo o quelli di Scandicci Alto. Proprio per chi vive nella parte alta di Scandicci vedrà i lavori di rinnovo e sostituzione della rete idrica che costeranno 1,2 milioni di euro e un rinnovamento completo della rete tra il serbatoio del Meralancio, via Mensa Arcivescovile e via Roma. Inoltre si lavorerà anche in via Pantin, già aggiudicati infatti i lavori che inizieranno entro giugno, dureranno 8 mesi e comporteranno un investimento di 1,3 milioni di euro. Giovedì il sopralluogo del sindaco di Scandicci con Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua. Finalmente 4 interventi di Publiacqua che servono a regimare il rischio idraulico del nostro territorio in 4 punti molto caldi che in questi anni hanno avuto bisogno di un intervento che finalmente è arrivato. 4 interventi sul comune di Scandicci per 4 milioni di euro. Questo intervento è un intervento importante per la sostituzione della rete acquedottistica preesistente in vetrocemento con un nuovo impianto, con un nuovo sistema. In questo momento è attiva il bypass che consente comunque già di appunto bypassare la vecchia rete e stiamo posando la nuova rete in ghisa. Gli altri 2 interventi, uno concluso e uno invece che si concluderà entro la fine dell'anno, riguardano la fognatura.